Ciao, io sono Pasquale, bentornato sul mio canale. Si sente spesso dire di vendere i titoli quando questi sono i massimi storici e di comprarli invece quando sono ai minimi. Per cui, vedendo come si è mosso il mercato in questi mesi, sembrerebbe la migliore occasione di andare ad acquistare dei titoli azionari in questo momento. Sarà così. Oggi ti volevo dire la mia opinione in merito, ricordandoti che io, in campo finanziario, valgo come il 2 di bastoni quando regna denari a briscola. Per cui, ci sono solo delle opinioni personali in questo video e non consigli finanziari. Non prendere le mie opinioni come una consulenza. Prima di iniziare, volevo come sempre ricordarti che è un ottimo esercizio fisico, visto che non si può andare tanto in giro in questo periodo, muovere il tuo indice, il pollice o qualunque altro dito della tua mano per iscriverti a questo canale, cliccare la campanella delle notifiche e lasciare un bel mi piace, condividendo anche questo video con i tuoi amici. Oltre al fatto che in qualunque momento della tua giornata potresti anche andare a sostenermi su Patreon. Beh, so che sei una brava persona, per cui farai tutto ciò. Comunque, per ritornare al discorso iniziale, come dicevo prima, si sente spesso dire, soprattutto dai grandi investitori del value investing come Warren Buffett, che sono appunto i promotori di questa tecnica, che bisogna sempre andare ad investire quando i titoli azionari sono ai loro minimi storici. Ovviamente, e questa è un'ovvietà, andando a puntare su quelle aziende solide che danno delle ottime prospettive di crescita. Però la situazione economica attuale è da tenere bene in considerazione. Perché se eppur sia vero che il value investing ha aiutato tantissimi, grandissimi investitori molto importanti a fare la propria ricchezza personale, è anche vero che ogni investitore è prima di tutto completamente diverso e differente dall'altro. E oltretutto non è detto che determinate strategie si adattino a tutti. Inoltre, non tutti i periodi storici sono uguali e l'epidemia che ha appena colpito il globo non si è fermata a paesi a noi lontani. Come successe in passato, per esempio per la SARS, ma anche ha attaccato il cuore del capitalismo mondiale, come possono essere gli Stati Uniti d'America, e anche il polmone dell'economia, il nostro continente, quello europeo. Per cui ci si trova a dover affrontare una situazione che molto probabilmente non si verificava dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, o se si guarda una pandemia dalla influenza spagnola, dove l'intera o quasi totalità della popolazione del nostro pianeta si trova e si va a trovare in una situazione di emergenza che sicuramente andrà a perdurare nel lungo periodo. Si è visto nei giorni recenti anche una serie di segnali positivi nelle borse mondiali, un senso di positivismo relativo alle risorse economiche messe in campo o che si procederà ad attuare, diciamo, degli aiuti dai vari governi e dalle varie banche nazionali o diciamo quelle centrali. E per cui, dopo una spirale negativa che ha interessato febbraio e un po' marzo, sembra che questi interventi abbiano ridato fiato a una situazione drammatica dei mercati finanziari. Non mi metto a parlare del danno umano perché quello è inestimabile in termini di dolore, ma oltretutto, purtroppo, devo dire che non si è ancora concluso, per cui ci saranno mesi durissimi. Nei giorni precedenti anche un millantato accordo fra OPEC, USA e Federazione Russa ha fatto anche sì che si vedesse una bella serie di candele verdi, non profumate, non sono da ambienti, del petrolio. Per cui sembra che in prospettiva si possa entrare a capofitto nel mercato e acquistare a sconto le nostre beneamate azioni. Ma siamo sicuri che sia questo il caso? A mio modesto parere, da 2 di bastoni, penso proprio di no. E perché penso così? Perché la pandemia di per sé ha per ora, per il momento, creato sfiducia nei mercati, ma non ha ancora mostrato i suoi danni a livello economico, che al momento possono essere solo stimati e immaginati, non quantificati. Ci sono nazioni completamente ferme, come l'Italia o l'Irlanda, dove vivo io, che non stanno producendo o consumando di servizi da settimane. Le stime dei tassi di disoccupazione sono allarmanti. Qualche stima recente pensava che almeno 26 milioni di persone si possano trovare senza lavoro nella fine del 2020. Secondo me sono stime molto ottimiste, visto che la richiesta dei sussidi di disoccupazione nei soli Stati Uniti d'America ha superato i 3 milioni e mezzo di richieste in un unico giorno. In Italia la cassa integrazione è stata ampliata anche alle aziende molto piccole. Io stesso sono in una specie di limbo perché qui in Irlanda non esiste la cassa integrazione, ma molto probabilmente quando finirà questo periodo di sussidio di 12 settimane potrei ritrovarmi a spasso. E purtroppo con me tantissime altre persone si troveranno nella stessa situazione. Questo significa che non lavorando la gente non potrà andare a consumare i beni, anche quelli di prima necessità saranno consumati magari in maniera minore e le aziende non potranno produrne e non andranno a creare
dei beni che per cui andranno a creare invece un circolo vizioso. I governi nazionali, oltre a dover iniettare denaro per alimentare i consumi, con la probabilità di aumentare anche l'inflazione, avranno anche il problema di do dover gestire una stagnazione dei consumi, dovuta appunto a carenze, per cui ci potremmo ritrovare in una situazione di stagflazione. Le aziende quotate in borsa potrebbero trovarsi in assenza di sufficiente liquidità per assumere, per investire in nuovi prodotti o per onorare le obbligazioni o i prestiti ottenuti dalle banche. In una situazione di inflazione, le banche centrali potrebbero ridurre la liquidità di denaro in circolazione, ma trovandoci anche in una situazione di stagnazione economica, non si farebbe altro che andare a peggiorare la situazione. Per cui tutto questo ovviamente si fa riflettere anche sul mercato azionario, con le aziende, e questo si riflette anche sul mercato quello normale, ma anche sul mercato azionario, dove le aziende potrebbero ulteriormente perdere valore, soprattutto i beni di consumo non primario, e mi riferisco in questo caso ad esempio alla tecnologia o ai beni di lusso. E successivamente potrebbe esserci anche un periodo più o meno lungo di lateralizzazione dei mercati. A mio modesto parere, per cui entrare in maniera prepotente, sperando in un picco improvviso del mercato delle equities, potrebbe essere la più grande cavolata da quando ho comprato come regalo di compleanno a mia moglie quello scaldapiedi dell'Lidl. Non so se rendo l'idea. Comunque, è solo una mia opinione. Io personalmente non adotterò sicuramente questa strategia. Una possibile alternativa, se proprio si vuole andare ad entrare nel mercato azionario in questo periodo, potrebbe essere quella di fare un piano di accumulo, il cosiddetto dollar cost averaging, e quindi un piano di accumulo sulle aziende che ci piacciono e che abbiamo analizzato per bene. Diciamo che abbiamo analizzato a fondo in tutti i loro parametri principali. Magari puntiamo sulle blue chip companies o sulle dividend aristocrats americane, che hanno uno storico ampio anche attraverso numerose recessioni e crisi. Puntare sulle FANG, ad esempio, potrebbe essere una delle tante strategie. Personalmente, però, penso che il fondo non sia ancora stato toccato di questo barile e che la crisi potrebbe colpire ancora di più prepotentemente nei prossimi mesi, quelli che sono ancora a venire. D'altro canto, io spero tantissimo di sbagliarmi alla grande, sia per motivi economici e per cui per evitare che troppa gente vada a perdere il proprio lavoro, ma soprattutto perché sono stufo di vedere gente morire giorno dopo giorno senza neanche una persona cara al proprio fianco. Per cui posso fare una conclusione a questo video sicuramente, è quello che non credo che andare a buttarsi a capofitto con grossi capitali o con tutto il nostro capitale sia un'ottima idea in questo periodo. Per quanto mi riguarda, personalmente preferisco andare a perdere un poco sul gain totale del mio lungo periodo, ma attendere di capire se l'economia si stia effettivamente riprendendo. Ci saranno modi per vedere che la crescita c'è, perché ci sono degli indicatori. Per quanto mi riguarda, il mio portafoglio a lungo periodo sarà la mia alternativa di investimento. Per il breve, credo che l'unico modo di restare sul mercato, se questa è una tua prerogativa, è quello di fare un trading di breve termine in cui si cerca di fare gain sulla giornata, magari, o sull'orario, o su veramente pochi giorni, partendo dal presupposto però che bisogna essere bravi e in grado di farli. Ed io non mi reputo una persona del genere. Se nel frattempo io sia in grado di imparare la cosa, l'andrò sicuramente a fare, altrimenti sarò fermo fermo, zitto zitto dove sono, su questa sedia. La protezione del capitale, del proprio capitale, è secondo me la cosa più importante da tenere in considerazione. Bene, lasciami un commento qui sotto e fammi sapere che ne pensi di questo argomento e se anche tu stavi andando di pensare di rientrare nel mercato o se come me stai aspettando dei tempi un po' più chiari. Se il video ti è piaciuto, come sempre ti chiedo il piacere di devastare il pollice in su, iscriverti al canale, cliccare la campanella delle notifiche e per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!